pelame. No, io devo dire una cosa. Ciao, allora mi intrometto un attimo, solamente mi intrometto nell'intromissione del video per dire una cosa. Allora, praticamente nel primo video dicevo che sarebbe stato solo quello caratterizzato dalla mia intromissione. In realtà quel video è stato diviso in due perché era diventato lungo tipo 15 minuti, una rottura di coglioni immane, cioè veramente. Potevo pubblicare un video così, allora l'ho tagliato in due, quindi vi cuccate anche un secondo video con questa modalità così di spiegazione, via dicendo. E anche se ci sto prendendo un po' gusto, io che sbuco fuori, che culo, ragazzi. Vabbè. Buongiorno, Mica tanto. appunto, è ufficialmente diciamo il primo giorno effettivo in quel del Montenegro ed è partita in merda. In quanto scesi a far colazione nell'albergo ci siamo resi conto che, Non c'era più a niente. parte che non c'era niente e era ancora orario da colazione, ma poi una cosa, cioè, lasciam perdere, che è meglio. Immangiabile, imbevibile, va bene tutto, ma un buffet deve essere quanto minimamente Quanto mi è coperto. mangiabile? Mosconi sul formaggio te lo mangi te, per darvi un esempio. E quindi niente. Ad ogni modo qua fare colazione tipo con due caffè americani e un succo di frutta spendi 3,50 euro, quindi vaffanculo all'albergo. Ci sono dei Kraffen grandi come me che costano 50 centesimi, esplodono di crema, quindi faremo colazione in giro, tanto per niente. Vabbè, detto ciò, l'acqua è stupenda. Loro sono giunti da far paura proprio. Ero qui che guardavo il mare, il barista si è affacciato a scaracchiare nell'acqua, cioè sono proprio così, sì, cioè, io ho detto, bello il mare, Che bello il mare. bello. Dato il bisogno di relax da parte di Marco, questa giornata l'avevamo la prima vera giornata nel Montenegro, l'abbiamo dedicata al relax, quindi ci siamo stazionati sulla spiaggia sotto l'albergo e siamo rimasti lì praticamente tutto il giorno. A mezzogiorno siamo tornati a mangiare dal nostro amico della sera precedente perché ci eravamo trovati bene e avendo visto la presenza di una televisione, visto che era domenica e c'era la MotoGP, ci siamo praticamente appropriati del televisore. Avevo una voglia tremenda di pesce, volevo le cozze. Prendiamo le cozze. Mortacci miei, volevo le cozze. Se pensate di andare nel Montenegro e mangiare pesce, scordatevelo. Sono molto forti con la carne. Il pesce, a meno che non vai nel ristorante super lussuoso, ok, va bene, spendi quello che spendi e ci sarà uno chef che lo saprà cucinare, altrimenti hanno tutto un loro modo di pulire, soprattutto di pulire il pesce. Le cozze non erano ben spurgate e avevano ancora le alghe attaccate. Per quanto, no, di sapore assolutamente nulla da dire, non sono stata male, non ho avuto problemi, erano buonissimi. Hanno proprio questo modo di gestirlo, di pulirlo e cucinarlo. E sono andata tranquilla perché la sera prima i calamari ripieni erano veramente stupendi, erano qualcosa di, erano buoni e ci sono rimaste male invece perché le cozze no. E ho testato anche da altre parti perché poi sono testarda, quindi ci ho provato anche altre volte a riprendere queste maledette cozze e niente, ho avuto la conferma che sono proprio loro così. Così come le grigliate, abbiamo provato niente, pesce secco, se non gommoso e che non sapeva di niente e nulla. Nel frattempo il sole se ne è, ciao, se n'è andato, io sto diventando rossa. Lucelo, dimmi abbandonare, ho bisogno di te per altri 2 minuti, ti prego. Parlerò ancora più in fretta di così. Allora, praticamente abbiamo trovato un locale super mega zarro che era diventato il nostro locale dell'aperitivo. Sul mare proprio, doc, c'erano i ragazzi che facevano un sorso di cocktail e poi si lanciavano in acqua, e non sto scherzando, lo facevano veramente. Perché? Perché praticamente i cocktail sono anacquati. Se lo fanno da noi dopo 2 Negroni si lanciano in acqua, crepano. Pero
so sto da te radi. Vediamo se ti dà Ulcini, ok. RR punto. No, non me lo troverà mai così. Affiz. Fizza dice giusto, qui dice Ulkinaku, però ma molto probabilmente la traduzione. Vabbè, comunque 16 km sì, la strada era così. Allora qui è sempre più buio, io ho praticamente finito. Mi spiace. E, nulla, praticamente la sera siamo andati a mangiare a Ulcini, in questo posto che si chiama La Tavola. L'avevo trovato tramite TripAdvisor, super mega ben recensito, infatti il rapporto qualità-prezzo top, veramente. La prima sera abbiamo speso 40 euro in due e abbiamo preso due birre grandi, un antipasto di, vabbè, anche lì, bruschette, che alla fine è del pan carré con su pomodoro e prezzemolo, che ci è stato offerto. Pane, e loro lo chiamano bistecche perché qualsiasi taglio di carne è una bistecca. In realtà erano dei controfiletti veramente enormi, uno condito con una salsa di olio, aglio e prezzemolo, e io invece ho preso questo controfiletto cotto direttamente sul tavolo su questa pietra, servito con tre salse, una base di formaggio che non potrei mangiare, ma niente, benissimo, funghi e uno peperoni. Veramente top, una figata pazzesca, cioè si scioglieva in bocca, era buonissimo, io stavo esplodendo ma l'ho dovuto finire perché era veramente un peccato lasciarlo lì per quanto fosse buono. E fiera di me per aver mangiato tutto quel pezzo di carne. Due caffè, due grappe, 40 euro in due, cioè veramente ragazzi, ma dove succede qua? E quindi se capitate da quelle parti andateci perché veramente ne vale la pena. Eccoci, mangiamo qua. Qui hanno l'abitudine ancora di fumare nei locali. Il bello di tornare a mangiare è che tutto diventa nuovo e buonissimo. Ok, lo so, mi dispiace, non si fanno queste cose, è cambiato tutto qui dietro, ma non c'è più luce fuori, non posso sfruttare la luce naturale. Piccola e ultima puntualizzazione, il fatto che nel Montenegro, nonostante ci sia una legge che evita di fumare nei locali, il montenegrino doc se ne sbatte altamente le balle, perché togli tutto al montenegrino ma non togliere lui le sigarette. E fumano anche nei locali. Quindi se sapete di non essere tanto profumo, di non tollerarlo molto, se potete scegliere di mangiare fuori, non all'interno dei locali, è meglio, perché comunque mangiano e fumano cioè, allo stesso tempo, quindi può dare fastidio a uno. Se avete domande, chiarimenti, qualche dubbio e via dicendo, non esitate a chiedere. Se vi bazzica l'idea di voler vedere il Montenegro, di volerlo scoprire, fatelo quanto prima, perché è un paese che sta emergendo, sta crescendo, sta saltando fuori, diciamo, questa cosa della vacanza nel Montenegro per quanto riguarda la costa, perché c'è anche tutta la parte interna di trekking, di montagna, ci sono proprio dei programmi di escursione che di giorni e giorni per fare tutte le montagne, che sono qualcosa di fenomenale, cioè sono bellissime. Lì ovviamente è già ancora un po' più di nicchia e penso che rimarrà così ancora per un po' di tempo. La costa si sta svegliando tanto che stanno spaccando delle montagne per costruire nuove strade e stanno costruendo una marea di alberghi, ma uno dietro l'altro. Le auto che sono state espatriate dall'Italia negli anni 90, quindi ci sono delle Golf degli anni 80 smarmittate da far, cioè proprio delle robe. E nulla, questo è quanto, spero di non avervi annoiato troppo e ci vediamo con i prossimi video dove ci sarò un po' meno io e un po' più Montenegro.